Sì, parecchia, perché insomma non voglio, non mi piace parlare degli arbitri, io metto solo la partita, penso che sia stato due punti persi, diciamo, perché il 96esimo facendo una partita importantissima. Il ragazzo sta eccezionale, ci manca un pennino di condizione, lo sapevo. Però oggi finiamo la squadra. La squadra ha fatto bene, quindi sono contento, l'oggi bisogna migliorare, però insomma ci manca qualcosa oggi, dai, ci manca qualcosa, e spero insomma di vedere le partite si possa rendere conto che alla fine del primo tempo c'è De Filippo, inizio del secondo, poi c'è De Filippo, se non è da giallo sulla trattenuta, dopo aver avuto un altro giallo. Mentre le partite hanno, l'altro non se l'è sentito, va bene così. Che cosa ha detto nel dopopartita, ha radunato i ragazzi in campo? Come sempre mi piace separare per via degli anni di tesi, quindi gli ho detto, sabato scorso avevo detto che non mi erano piaciuti il mio atteggiamento e che oggi ero orgoglioso di loro perché hanno fatto una cosa importantissima, bravo, importante. Oggi ci meritavamo la vittoria, ma senza proprio discussione. Non c'è tempo neanche per rifiatare perché domenica di nuovo in campo. Scena sul campo di Mascolesta. Sì, ma noi se siamo questi ce ne può fregare di noi nessuno. Andiamo a dritto per la nostra strada, dobbiamo trovare ancora più condizioni, stiamo recuperando i giocatori che si erano fredda, non si può chiedere di più. Finalmente curando sono tutte le ragazze che stanno facendo e tirare a dritto per la nostra strada. Il secondo tempo hanno cambiato molto anche i giocatori, però poi quando abbiamo avanti il caldo insomma c'è, non c'è stato, poi i giocatori se non li fa giocare, giocatori importanti, benci, sui loro e tanti altri, non abbiamo perso pareggiato 100 per quello, pareggiato, partita prontamente finita. Bene, spendiamo questo pareggio, andiamo avanti, senza vedere.